sappiamo che dobbiamo stare un pochino attenti con l'utilizzo del sale in cucina, non eccedere troppo. Allora oggi vi voglio proporre un modo per aromatizzare il sale che potrete utilizzare, per esempio, quando cucinate del pesce alla griglia, del pesce magari al vapore, dove potrete anche unire poi magari dell'olio, quindi olio aromatizzato con del sale e semi di finocchio, aneto, pepe rosa e coriandolo. Sono tutti, diciamo, anche alleati del nostro benessere. Tra l'altro il coriandolo e il finocchio sono altamente digestivi. Io poi ho scelto del sale rosa dell'Himalaya. Lo potete preparare e poi conservare in un vasetto e magari unirlo poi, prima dell'utilizzo, a dell'olio extravergine d'oliva con il quale potrete condire il vostro pesce e renderlo anche più gustoso e anche più morbido grazie all'olio. Allora, prendete circa mezzo cucchiaino di coriandolo, pepe rosa magari un pochino meno, senza abbondare, l'aneto. L'aneto sappiamo che è, insomma, davvero è utilizzato anche molto, per esempio, nel nord Europa per condire il salmone, per condire il pesce spada, e lo andiamo a inserire in un mixer. E poi qualche seme di finocchio. A questo punto uniamo il nostro sale. Ecco qui. Poi potrete anche, per esempio, optare per altre erbe aromatiche, anche in base ai vostri gusti. Per esempio, per la carne potete optare anche per del rosmarino, per della salvia essiccata. Ecco qui. Non vi resta altro che frullare. Pronto in pochi secondi proprio. Eccolo qui. Ora ve lo faccio vedere. Vi assicuro che c'è già un profumo delle nostre erbette davvero meraviglioso. Eccolo qua, il nostro sale. Ha un profumo davvero meraviglioso.